ragazze, eccomi qua con un altro video un po' particolare. Ecco, allora praticamente io da un periodo che praticamente sono ritornata, diciamo, ai vecchi tempi scolastici. Praticamente io quando andavo a scuola, penso che lo facevate tutte voi, decoravo il mio diario. E allora, questa volta io voglio spacchettare con voi un pacchettino che mi è appena arrivato stamattina perché mi sono praticamente mandata a ritirare un'agenda con gli anelli, la mia prima agenda con gli anelli. Io non so se ve l'ho detto, comunque io faccio parte del gruppo di Facebook Cartopazzi. Allora, praticamente io guardando loro mi è ritornata la passione che avevo quando praticamente andavo a scuola, che io nelle ore buche o mentre mi scrivevo i compiti mi decoravo anche il diario, facevo delle scritte e cose così via. Solo che questa volta ovviamente sarà un po' particolare perché ovviamente non scriverò le cose, diciamo, che scrivevo prima sul mio fidanzato, scrivevo delle poesie, facevo delle scritte un po' particolari, ma questa volta si tratta appunto che devo scrivere le scadenze, le cose, diciamo, un po' più, le cose un po' più da adulti, diciamo, che ho qui in casa, che certe volte non mi ricordo, ogni volta è un casino e allora ho pensato di riprendermi un'agenda e nello stesso tempo passarmi il tempo per decorarla perché mi piace un po' queste cose. Anche se in questi giorni, ovviamente sapendo che mi doveva arrivare l'agenda, ho girato per comprarmi, diciamo, delle cosine, ma non ho trovato niente di che. E allora, intanto spacchettiamo questo pacchettino. Così ve lo faccio vedere. Ho aspettato ad aprirlo appunto perché volevo aprirlo con voi. Se ovviamente riesco ad aprirlo, perché l'hanno ovviamente incartato per bene. Speriamo che mi è arrivata quella che ho scelto io. Il pacchettino si presenta così. Ovviamente mi è arrivata anche la ricevuta del venditore di cui ho mandato a ritirare il coso, l'agenda. Allora, fratelli di Luonzo, fratelli di Luonzo, pelletterie toscane. Allora, questa è la scatolina. Adesso l'apriamo. E all'interno questa scatolina, casomai la rivestirò in qualche modo perché è molto carina e me la conservo. Comunque, all'interno contiene l'agenda. Allora, questa è l'agenda, oh, bellissima. Ecco, praticamente l'ho graffiata adesso con il mio anello. Comunque, l'agenda è questa qui. Nera praticamente con praticamente si chiude così, c'è questa specie di coso da inserire qua dentro, questa specie di laccetto, come ve lo spiego. È nera in pelle, è pelle vera e profuma anche di nuovo. Allora, praticamente, bellissima, veramente bella bella. Allora, all'interno dell'agenda ci sono questi refill che io assolutamente cambierò perché
perché non mi piacciono, diciamo, un granché a quanto pare, come vedo, sono dei fogli normali. Comunque io poi questo ovviamente la cambierò, comunque dopo li spacchetterò e controllerò se c'è qualche fogliettino che mi può interessare, che mi piaccia. Comunque perché io li sto praticamente già ho conservato dei file con cui devo scaricarli. Devo stamparli e inserirli qui nell'agenda praticamente, perché sono dei file molto carini, personalizzati, no, molto 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 bello. Ovviamente poi farò il video di come io appunto la organizzerò. Poi questa è l'agenda praticamente. All'interno ci sono i 6 anellini. Questo mi sa che è appunto è il formato personal, se non mi sbaglio. È il formato personal, comunque c'ha questa taschina qui dove appunto puoi inserire le card. E poi c'ha ovviamente poi c'è un'altra tasca con appunto una cerniera, non so se riesco a farvela vedere come si deve, se vedrete qualcosa. Comunque, con una tasca, appunto, ho acquistato delle mini mini penne, infatti li metterò qui dentro, delle mini penne colorate. Io mai praticamente mi sono, diciamo, organizzata come si deve. E poi c'è un'altra tasca qui all'interno. E un'altra tasca da questa parte, e poi ovviamente c'è il portapenne. Devo dire che questa agenda è bella resistente, molto 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 bella. Peccato che con il mio anello e le mie unghie la stia un po', diciamo, graffiando. Ma speriamo che passando una pezza si tolga. Comunque è veramente bella, resistente. Io penso che questi dura abbastanza, non è proprio, non è materiale scadente, ecco. E niente, adesso non mi resta appunto che decorarla, riempirla e vediamo un po' come faccio. Alcuni file già li ho scaricati, ma adesso devo vedere un po' cosa aggiungere altro, ecco, me la penserò un po'. Comunque poi ovviamente vi farò un video di come l'ho organizzata questa agenda. Niente, questo è quello che dovevo appunto farvi vedere e spero che questo video vi sia, diciamo, interessante, che vi sia piaciuto, perché sapete, io vi rendo partecipi di qualsiasi cosa di cui io acquisto eccetera eccetera, sapete bene o male tutto. Niente, adesso non mi resta altro che organizzarla piano piano. Ovviamente vi farò un video e vi mostrerò praticamente come l'ho organizzata. Niente, io vi mando un grosso bacio. Ah, a proposito, se vi può interessare, prima che vi saluto, perché è una cosa importante, se anche voi avete intenzione di acquistare queste agende, praticamente io questa agenda l'ho pagata 3 euro e 22. Qui vi faccio vedere, 3,22 euro ho pagato l'agenda e la spedizione 5 euro. E allora, se vi può interessare, praticamente l'ho acquistata su eBay e il venditore si chiama Lo Stregatto Web. Praticamente, se voi andate su eBay e digitate agente organizer in pelle, comunque vi escono, perché è l'unico praticamente su eBay che li vende a 2,99 euro e 3,22 euro. Comunque io, se riesco a ritrovarlo, vi metto il link sull'info box
E così, se vi interessa, potete assolutamente acquistarlo. È un venditore affidabile perché praticamente io l'ho ordinata domenica pomeriggio intorno alle 15 ed è arrivata stamattina alle 11:30, praticamente oggi che è mercoledì, e mi è arrivata mercoledì alle 11:30 oggi praticamente stamattina. Infatti non vedevo l'ora di farvi il video perché volevo aspettavo appunto voi per aprirla, volevo aprirla con voi, infatti non vedevo l'ora appunto per riutilizzarla. Comunque niente, adesso vi risaluto perché ora è tardi e devo anche fare altre cose. E niente, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, forse ve l'ho ripetuto un'altra volta. E niente, va, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!